Arianina protetta Isola di Ustica è la prima arianina protetta costituita in Italia nel lontano 1986. Caratterizzata da circa 19.000 ettari di mare protetta, oltre a essere arianina protetta è anche un sito di interesse comunitario e una zona di protezione speciale. Fra i vari problemi, oltre alla pressione antropica che possono ovviamente minacciare i nostri fondali e le nostre mare, uno dei problemi che attualmente colpiscono i nostri fondali sono le reti fantasma. La rete fantasma è una rete che è rimasta abbandonata sott'acqua, generalmente, la maggior parte dei casi accidentalmente, quindi non volontariamente, che però purtroppo, rimanendo incagliata, continua a pescare in realtà. Addirittura se rimane incagliata e copre parti di fondale, ovviamente impedisce la crescita del substrato, quindi danneggiando anche il coralligeno. E questo può durare per anni. Con la corrente e gli scogli che ci sono qui a Ustica, le reti rimangono impigliate nel fondo e per noi è un danno, una perdita economica e anche un danno per l'ambiente comunque, perché la rete rimane al fondo e giustamente crea dei problemi al fondo marino. È come se avessimo messo in campo una forza di intervento rapido, la chiamo io, in cui abbiamo operatori dei centri di immersioni, pescatori, soggetti che si vanno a occupare anche del conferimento in discarica che, a seguito di segnalazione in sito, in mare, della rete abbandonata, prontamente vanno a effettuare questa attività di monitoraggio, di recupero e di conferimento in discarica o conferimento in quelli che sono i cicli di riutilizzo virtuoso che oggi i sistemi ci consentono di ottenere. Come mai faccio il pescatore? Perché da generazione in generazione tramandiamo questo lavoro dal mio bisnonno, a mio nonno, a mio padre e a me. Cioè, c'ho il sangue che ha il mare dentro. Questo progetto nasce dall'idea di in qualche modo contribuire al benessere della comunità sotto diverse forme. Durante la stagione estiva spesso vediamo queste reti che abbracciano porzioni di fondale meraviglioso e proprio da questo sentimento nasce l'idea di risolvere un problema ambientale, perché le reti abbandonate sul fondale sono prima di tutto un'arma che continua a esplodere, diciamo, i suoi colpi per nessun motivo. I crostacei in genere rimangono sempre imbrigliati nella rete e il crostaceo morto richiama l'arrivo di altri crostacei, di altri pesci e quindi aumenta il potenziale distruttivo di questo attrezzo da pesca abbandonato. Non è sempre scontato che la rete venga recuperata, bisogna effettuare una valutazione dello stato e quindi le condizioni della rete, perché al momento di recuperare una rete, se questa copre una vasta superficie, uno estirpa nuovamente tutto il coralligeno che si è creato su di esso. Questo è l'aspetto importante. Il primo a essere danneggiato dallo smarrimento di un attrezzo da pesca è proprio il pescatore, perché ha un danno economico ingente per effetto di questo fenomeno. E più la rete rimane sul fondo del mare, più il danno è grande. Ecco dove nasce l'urgenza di recuperarla, rimuoverla dal fondale. La profondità è circa da 20-25 fino a oltre i 30 metri, è un sito, una parete rocciosa, quindi dovremmo fare attenzione anche un po' alla parete con il coralligeno e valutare se va tagliato in alcuni punti o se può essere ripilato del tutto. Saremo in tre, un po' per l'assistenza e un po' perché, essendo che è stesa in maniera orizzontale, faremo praticamente più punti. Uno di noi si occuperà invece di portare giù la cima per attaccarlo con un galleggiante che sarà poi pronto per il recupero.
Questa è un'operazione abbastanza complessa, sembra una cosa semplice ma può diventare anche molto pericoloso. È sempre importante che ci sia una persona professionale alla base di tutto che riesca prima a coordinare il pescatore che deve fare il recupero con il cavo posizionato e secondo chiaramente gli operatori sott'acqua. Le reti, come è ben chiaro e come è risaputo, sono degli attrezzi ingannevoli per i pesci. Quindi significa che il pesce va dentro, più si muove più si impiglia, più il subacqueo si muove con tutta la propria attrezzatura, quindi i rubinetti e le bombole, il computer, gli orologi, tutto quello che è ingombrante per il subacqueo, e chiaramente ne ha roba ingombrante, potrebbe essere qualcosa che va ad impigliarsi ancora di più con la rete. Potrebbe nascondersi sempre dietro, chiaramente, il recupero di una rete, un possibile inconveniente, barra incidente. L'autorità marittima deve mettere un'ordinanza che recita chiaramente la dinamica di tutto l'intervento, quindi l'orario, il giorno e la posizione, quindi che ci sono degli operatori che stanno lavorando. La difficoltà principale della rete è quella a volte della profondità, molte volte sono a profondità anche proibitive, oltre i 50 metri, quelle purtroppo non possiamo ovviamente operare su quelle quote, però tutto quello che è infra i 50 metri riusciamo a recuperarlo. Più profondo vai, chiaramente meno tempo puoi stare sott'acqua, quindi meno tempo hai operativo per pulire, per recuperare. E poi chiaramente la grandezza della rete, il posizionamento della rete, dipende il tipo di fondale, chiaramente dove si è adagiata la rete, chiaramente diventa più difficoltoso se è più concrezionato e più frastagliato. La parte più complicata è andare a creare uno staff tecnico, non soltanto di subacquei professionisti sul territorio, ma anche la presenza di biologi marini che sulla base appunto del recupero delle reti in mare, poi c'è la cosiddetta caratterizzazione delle reti raccolte. Questa rete si trovava all'incirca nel fondale da 10 anni e si trovava a una profondità di 42 metri. Stiamo recuperando dei campioni, dei vari organismi che si trovano all'interno di queste reti. Poi questi campioni saranno portati all'Università di Catania nel laboratorio e attraverso la metodologia del sorting andrà a differenziare le varie specie e capire che ecosistema appunto si è andato a creare in queste reti. Abbiamo visto che vi sono moltissimi organismi che le colonizzano, trovano diciamo una nuova casa all'interno di queste reti. Hanno un lato abbastanza negativo sull'ecologia, perché vanno a creare uno squilibrio all'interno dell'ecosistema. Quello che dobbiamo capire è appunto l'impatto che hanno sulla biodiversità. Siamo contenti di aver collaborato per questo primo progetto con l'Area Marina Protetta di Ustica e Mare Nostrum Diving. Il Seasil Environment Fund mira a sostenere iniziative di conservazione per il ripristino e la protezione degli ecosistemi naturali. È importante fare rete con le varie realtà già attive a livello regionale in Sicilia per condividere buone pratiche e mettere a sistema un'esperienza come quella di Ustica che può essere replicata in tutto il territorio regionale. Questa operazione non è fine a se stessa al recupero di quelle 5-6 reti che sono state identificate, ma in realtà è l'inizio di un protocollo che si vuole mettere in atto da questo momento in poi, che poi sarà attivato in futuro per ogni rete segnalata. La consapevolezza che a Ustica ci siano delle abitudini, dei comportamenti, delle consuetudini nel rispetto dell'ambiente è fondamentale. Perché no? Per poter anche replicare questo progetto anche in altre realtà, come ovviamente le aree marine protette o anche zone dove ovviamente necessita l'intervento di simili protocolli.